Ancora un'altra giornata di conferme per le messinesi d'élite nei due tornei regionali di eccellenza e promozione. Conferme come quelle per Tiger, Igea Virtus, Taormina e Milazzo, ma forse consensi anche per alcune portacolori della nostra provincia che adesso si ritrovano inevitabilmente attardate in classifica. Ma iniziando dalle note decisamente più dolci di questo 19° appuntamento con il massimo torneo dilettantistico regionale, la Tiger Brolo conferma ancora una volta quanto di buono fatto finora, piegando al proprio cospetto anche i messinesi del Rometta. Al comunale di Brolo non c'è stata partita, solo un mare di polemiche, ma in compenso ben 4 gol. A regalare la gioia dei 44 punti in classifica ci ha pensato Bomber Calabrese, autore di una splendida doppietta, risultato sigillato infine da D'Agosto speciale. Ed a proposito di gioia, chi di certo si gode il suo momento di gloria è anche l'Igea di Pasquale Ferrara, che con il pesante 6-1 rifilato ieri al Mazzarrà si catapulta al terzo posto della graduatoria con ben 34 punti, a sole 7 lunghezze di distacco dal secondo gradino di questo podio occupato dalla solida Cireale. E mentre nel girone B protagoniste indiscusse sono proprio le due formazioni messinesi, lo stesso non può di certo dirsi sul fronte occidentale, in cui il Rocca ha ormai lasciato la zona playoff che l'aveva ospitata per buona parte del girone d'andata, precipitando mestamente al 9° posto della classifica. Ma come si dice, anche male purché se ne parli, ed in effetti la formazione di Salvatore Bongiovanni in questo periodo non fa parlar bene di sé. Dopo le due sconfitte con Raffadali e Marsala, infatti, i capirlonesi cavano ancora una terza volta in casa con una semibeffa al 90° del Serra di Falco, una sconfitta in extremis che porta i biancoazzurri a 2 soli punti dai play-out, ma ritornando alle conferme positive, podio gelo-rosso anche nel torneo di promozione, dove Sporting Taormina e Milazzo si consolidano rispettivamente al primo e al terzo gradino. Due tra le formazioni protagoniste all'avvio dell'intero torneo che al Grotta Polifemo hanno dato spettacolo. Spettacolo come le reti messe a segno da Alosi e Cariolo che trascinano i Mamertini a quota 36 della classifica. Infine Batosta della Ciappazzi in casa della Sant'Angiolese sottomessa dal pesante 4-0.